Grazie, è una gioia, un onore, una grazia immensa essere qui in questo luogo santo, in questa porta del cielo. Questo nostro percorso di incontro con Santa Veronica, che ha cambiato fortemente le nostre vite, è nato proprio qui a San Giovanni Rotondo. Siamo molto legati spiritualmente a queste terre, poi a San Michele Arcangelo, verso San Michele abbiamo un amore particolare. Vi racconterò un po' come il Signore è entrato nelle nostre vite e come Santa Veronica ci ha aiutato veramente a fare l'incontro con Dio. Io sono nato in una famiglia atea e quindi non ero battezzato. 5 anni fa non ero ancora battezzato. Però da bambino qualcosa non mi tornava. Guardando il creato, guardando il mondo, il mondo mi diceva che esisteva un Dio creatore, che non era tutto legato al caso, al caos. L'autore del creato richiamava a conoscerlo, e così sono partito alla ricerca di Dio, però pieno di ego, pieno di superbia, cercavo di trovarlo con i miei mezzi ed ero sicuro di non trovarlo nella Chiesa, anche perché ero pieno di pregiudizi e non avevo fatto probabilmente anche gli incontri giusti. E l'arte è sempre stato il mezzo che trovavo più adatto per cercare di spiegare le cose più inspiegabili, di conoscere l'inconoscibile e di rispondere a quelle domande che sono le domande dell'esistenza. E così, prima con la pittura, poi grazie a Ermanno Olmi che mi ha scoperto, che ci ha scoperti come autori, è diventato il cinema. Allora nell'arte era un modo per ricercare, di rispondere a queste domande, per cercare la verità, e anche era diventato un mezzo per portare del bene, perché ci rendevamo conto che questa società non va bene, che viviamo in un periodo di buio culturale, morale, che la gente vive sola, e quindi nell'arte volevamo portare qualcosa di buono, anche una speranza. E probabilmente è stato proprio questa nostra volontà che ha fatto scegliere al Signore il modo migliore per incontrarci, ovvero nel lavoro. Dopo che abbiamo fatto il nostro primo film prodotto da noi e realizzato da noi, che è La Terra nel Sangue, un critico cinematografico che ha molto a cuore queste terre, Eusebio Ciccotti, ci ha chiamato a San Giovanni Rotondo per un festival. Lui è esperto proprio in questo, nel vedere una sensibilità spirituale, religiosa, anche in film che non sono religiosi. E così ci ha chiamato e ci ha portati al santuario di Padre Pio. Noi di Padre Pio sapevamo molto poco. Io l'unica cosa che sapevo è che mia nonna era devota di Padre Pio e che ogni tanto leggeva su Famiglia Cristiana, mi leggeva qualcosina, ma con molto pudore. Del resto non sapevo proprio nulla della nostra fede. E così siamo andati al santuario come turisti. Però lì è successa una cosa particolare, perché quando siamo usciti, questo critico, Eusebio, mentre scendevamo le scale del santuario, ci dice: io sento che nel mio cuore dovete fare un film su Santa Veronica Giuliana. Ho conosciuto un frate libanese che ha questa missione, che vuole far conoscere a tutto il mondo Santa Veronica e che vuole fare un film. E secondo me siete le persone giuste per fare questo film. Noi abbiamo guardato un po' così, io vi lascio immaginare, non battezzato, ma oltretutto anticlericale, a dover fare un film religioso era una cosa alquanto strana. Però da quello che mi aveva raccontato un po' di Santa Veronica era anche qualcosa di interessante. Appunto, noi l'arte la cercavamo per cercare delle risposte. E una mistica così mi è sembrato un buon modo per indagare. Oltretutto dividevo, separavo i santi dall'idea che avevo io della Chiesa, li consideravo degli artisti di Dio e quindi avevo una certa attrazione verso la mistica. E così parla con Fremano per telefono e dopo 2 giorni ci incontriamo a Padova, sotto l'ombra del santo, un incontro dove noi abbiamo detto poco, veramente abbiamo ascoltato molto, abbiamo ascoltato tutto quello che nel modo veramente
miracoloso in cui Fra Emanuele è arrivato a conoscere Santa Veronica insieme a Fra Pietro, come si sono messi in cammino per cercare di farla conoscere quando si sono resi conto che in Italia era completamente sconosciuta, e come avesse questo grande sogno di fare un film che raccontasse a tutto il mondo, che facesse conoscere questa santa tanto grande, tanto sconosciuta. E stavano per mettere in piedi un progetto produttivo con un'altra casa di produzione, doveva essere un film hollywoodiano, stavano cercando di contattare Mel Gibson per fare il film, quindi noi non è che ci siamo proposti come autori, abbiamo ascoltato con piacere, abbiamo incontrato una persona che ci ha colpito per anche per la sua fede, per la sua anche semplicità e verità con cui parlava, però ci siamo salutati così. Nel frattempo abbiamo fatto un altro film, un film non religioso che è stato preso al Festival di Venezia, e c'è stata l'occasione di rincontrare Eusebio Cicotti, che ci è venuto incontro un po' forse amareggiato perché non avevamo fatto il film su Santa Veronica ma avevamo fatto un altro tipo di film, e la prima cosa che ci dice fa: ma allora state partendo o no con questo film? Perché io sono sicuro che lo farete voi. E facciamo: no, veramente, forse lo guarderemo tutti quanti assieme al cinema fatto da Mel Gibson, perché questi sono i programmi. Fa: no, io sono sicuro che lo farete voi. Telefona a Fra Emanuele, che guarda caso era appena arrivato a Roma dal Libano e voleva incontrarci. Ci voleva incontrare per due motivi. Perché i rapporti con l'altra casa di produzione erano naufragati, il film non era partito. Fra Emanuele si interrogava e interrogava il Signore su chi dovesse essere l'autore di questo film, ed era successa una cosa particolare: una signora devota di Santa Veronica Giuliani aveva sognato il regista del film, e descrivendo a Fra Emanuele questa persona che aveva sognato, soprattutto aveva sognato che sarebbe stato un grande successo, che tante persone avrebbero visto questo film, e scrivendo questa persona, Fra Emanuele, che ci aveva conosciuto, ha detto: ma la somiglianza è altissima, e quindi chissà, vediamo, proviamo a ricontattarli, vediamo di avere una foto per vedere se veramente ha sognato lui. E così ci siamo rincontrati a Padova, da Sant'Antonio, e gli abbiamo incominciato a parlare un po' di più. Fra Emanuele ci ha cominciato a spiegare un po' di più del progetto, e io nel mio cuore volevo spiegargli quello che era la mia spiritualità. Ci tenevo prima di tutto che non fraintendesse, non avrei mai simulato una fede, anche perché veramente la coerenza è sempre stata una cosa che ho sempre ritenuto troppo importante per simulare una cosa del genere. Però ci tenevo a fargli capire il mio modo di credere in Dio. Non mi accontentavo di dirgli: non sono battezzato, non credo in Dio, perché non era la verità. E quindi ho cominciato un po' a spiegargli di me, e vedevo che Fra Emanuele sempre di più si chiudeva nella preghiera, nel capire qual era la volontà di Dio. A un certo punto ci chiede di accompagnarlo a un cenacolo con rosario e adorazione eucaristica e la benedizione delle reliquie di Santa Veronica. Intanto così potevamo continuare a parlare, perché c'erano due problemi: oltre a quello di fargli capire la mia spiritualità, c'era anche capire questa santa, perché Santa Veronica, per chi la conosce, per chi ha letto qualcosa, è una santa che va veramente contro i tabù del giorno d'oggi. Oggigiorno non si può parlare di sofferenza, non si può parlare di malattia, di morte, di dolore. Sono dei tabù, perché naturalmente ci ricordano che siamo creature. Ancora di più, di soffrire, di privarci di qualcosa, di rinunciare a qualcosa, di soffrire proprio volontariamente per le anime. Sono discorsi che non si fanno oggigiorno, sono dei tabù, perché si può soffrire per estetica, si può soffrire per fare una dieta, si possono fare i digiuni per questi futili motivi, ma non per salvare altre anime. Questo assolutamente non bisogna parlare di queste cose. E quindi è una santa che oggigiorno sicuramente veniva vista in maniera difficile, e allora ci interrogavamo un po' su questo. E poi io volevo invece parlare anche di un'altra cosa. Sapevo che esisteva un Dio creatore, ma avevo capito anche che c'era il diavolo, che c'era un nemico. Non sapevo ancora come si chiamava, ma avevo capito che c'era una lotta. E finalmente, per la prima volta nella mia vita, con Fra Emanuele riuscivo un po' a parlare di questo. E così gli raccontai anche una cosa: io facevo degli incubi molto brutti
in quel periodo. C'era un incubo ricorrente che veramente con forza mi succedeva. E io entravo in un posto apparentemente normale, poteva essere un negozio, e dove c'era una persona apparentemente normale, ma che io capivo, vedevo che questa persona non era una persona buona. Vedevo quello che faceva, torturava bambini o uccideva le persone con una crudeltà veramente disumana, era il male. E io ero l'unico che scopriva, che scopriva questo, e volevo a tutti i costi fermare questo male. E dato che ho fatto tanti anni di arti marziali, avevo una casa piena di katane, di spade, di coltelli, di tutto, e nel sogno potevo utilizzare queste armi, ma queste armi erano inefficaci, si rompevano, diventavano di plastica. E così, raccontando a Freeman questa cosa, che per me era una cosa importante, perché io veramente volevo fermare questo male, e mi sentivo impotente di fronte a questa crudeltà, che vedevo essere qualcosa di più di un semplice sogno. E così Freeman mi fa: la prossima volta che ci incontreremo ti farò un regalo, un'arma che non si distrugge. E così è stato, perché dopo mi regalò un rosario, e questa sì che è stata un'arma che non si è mai rotta, neanche nei sogni. Non ho più fatto questo tipo di incubi una volta armato. E così arriviamo al Cenacolo di Trento, e lì succede un'altra cosa molto forte, una bella grazia del Signore, una grazia e una carezza del Signore. Perché quando a un certo punto Freeman chiede chi vuole baciare le reliquie di Santa Veronica, io mi sento tirare su per le spalle, veramente, e tiro su Valeria e Mattia, che è il terzo socio dell'azienda, nonché era il produttore dell'azienda, e dico: forza, andiamo a baciare le reliquie. Loro mi guardano così, è diventato pazzo. Io entrando in chiesa non facevo neanche il segno della croce, facevo un inchino come forma di rispetto, ma mia nonna, che era morta un anno prima, dalla sua casa avevo buttato via tutti i rosari, i crocifissi, l'acqua di Lourdes che avevo trovato, questo ero io. E invece lì mi sono sentito alzare e sono andato a baciare le reliquie di Santa Veronica. E poco tempo fa, ormai a film compiuto, ho scoperto una cosa che Fra Emanuel non mi aveva mai raccontato, ma lui quella sera stessa, dopo anche questi discorsi che avevo fatto con lui, aveva chiesto un segno chiaro al Signore, perché naturalmente lui si aspettava un altro tipo di regista per fare la vita di Santa Veronica, si aspettava un fedele, devoto, un praticante, no? E una garanzia dal punto di vista di fede, e invece vedeva che ero ben lontano dai sacramenti, anche se non gli avevo ancora detto esplicitamente che non ero battezzato. E così aveva chiesto un segno, e il segno che aveva chiesto al Signore è che se io dovevo essere il regista del film, mi sarei alzato e sarei andato a baciare le reliquie di Santa Veronica. Questo è stato molto bello scoprirlo a fin finito, perché veramente vediamo come il Signore agisce nelle nostre vite con forza quando vuole, se ci lasciamo pilotare da Lui. Ma nonostante questo bacio, la mia conversione era ancora lontana, la lotta era forte, perché io ero molto forte nella mia struttura filosofica, teologica, che mi ero costruito. E quindi anche se incominciavo ad avere una simpatia nei confronti di Santa Veronica, questo non voleva dire che avrei cambiato il mio modo di pensare. Ci siamo salutati e per 15 giorni non ci siamo visti. In quei 15 giorni sono successe tante cose, ho cominciato a leggere tanti libri. Veramente il diavolo voleva evitare in tutti i modi che io arrivassi al battesimo, e mi sono cominciato a leggere libri sul buddismo, libri del Dalai Lama. E due giorni prima dell'incontro con Freeman dissi a Valeria che forse avevo trovato la religione che più si addiceva al mio modo di pensare, vedendo nel buddismo una possibile religione, perché dall'altra parte sentivo un richiamo a una religiosità più profonda, però sempre scappavo dalla strada giusta. E dopo questi 15 giorni, per l'ultima volta salì in macchina ripetendo "un film non vale una messa" e andammo a Padova a incontrare Freeman per una riunione di lavoro. Incominciammo a parlare dal punto di vista tecnico, e io intanto incominciavo a fare sempre più domande sulla lotta contro il demonio. E Freeman fa: guarda, adesso mi ha dato il primo regalo, Rosa, adesso ti do un secondo regalo. Ti presento una persona, Padre Elias, è un esorcista libanese, maronita, è sicuramente la persona più adatta a cui puoi chiedere tutte queste cose, perché quotidianamente ci combatte contro,
contro il demonio ed è la persona più preparata per spiegarti, per rispondere a queste domande, ma soprattutto, dato che vedo che il Signore vuole che siate voi gli autori di questo film, e questo film sarà molto ostacolato dal demonio, io vi consiglio, se lo desiderate, di ricevere una preghiera di protezione e anche di liberazione, per, anche come augurio di inizio lavorazione. E così abbiamo incontrato il padre Elias e mi ha chiesto se poteva pregare su di me. Io ho risposto di sì, e quando ho cominciato a pregare io ho sentito una cosa inspiegabile nella sua forza, in quello che ho vissuto. Ho sentito un fuoco che è partito dai piedi ed è salito fino alla testa, un fuoco che mi bruciava ma non mi faceva del male, anzi mi sentivo bene in questo fuoco, sentivo un sorriso dentro questo fuoco e sentivo un sì. E mentre stava pregando io vedevo questo crocifisso di San Benedetto, che era bellissimo, era luminoso, veramente per la prima volta ho visto un crocifisso così. E quando ha finito la preghiera io ero tutto un po' così imbambolato, cercavo di spiegare quello che stavo vivendo, questa cosa che era fortissima, non ho mai vissuto una cosa così nella mia vita. E così padre Elias incomincia a farmi qualche domanda, per esempio ci chiede se siamo sposati. Noi eravamo sposati in comune e così gli ho risposto. Lui mi guarda e fa: perché? Da loro non esiste neanche il matrimonio civile, cioè o musulmano o cattolico, uno si sposa comunque con un rito religioso, e quindi pensando magari a un divorzio, no? E io gli rispondo sempre sorridente: ma perché non sono battezzato? E allora lui mi guarda, mi fa un grande sorriso e mi fa: allora forse è meglio che iniziamo a parlare di questo. E poi mi guarda più seriamente, probabilmente aveva capito che qualcosa era successo nel mio cuore, e mi chiede: se tu lo desideri, se tu lo vuoi, io ti posso battezzare anche in questo istante. E così io ho capito cos'era quel sì che avevo sentito nel mio cuore, e ho risposto sì, ho risposto un sì per sempre, perché quell'incontro che avevo fatto col Dio vivente aveva, da un lato con quel fuoco aveva bruciato tutto quello che era le ideologie, le cose che avevo letto, studiato, e le costruzioni che mi ero fatto di Dio, aveva bruciato tutto, tutte quelle cose che io ero convinto di essere libero grazie a queste cose, invece ero in gabbia grazie a queste cose, ed ero stato liberato, finalmente potevo dire, rispondere di sì all'amore, con libertà. E in più dentro di me aveva messo una cosa, una fame di Dio che non potevo più respirare, si era accesa in me una fame del Signore, che io desideravo di ricevere il corpo di Cristo, pur non sapendo nulla, veramente non sapevo niente, era una cosa, veramente un dono spirituale, perché non sapevo neanche l'importanza dell'Eucarestia, però la desideravo tantissimo. Quel giorno lì poi non ho potuto ricevere il battesimo per questioni burocratiche sostanzialmente, ma anche questo faceva parte del disegno di Dio, perché si è rimandato il mio battesimo a 2 settimane più avanti, al 1° settembre di 5 anni fa. Il 1° settembre era il compleanno di mia nonna quella devota a Padre Pio, che era morta un anno prima, mia nonna che non aveva mai accettato che i miei genitori non mi avessero battezzato, e aveva pregato tutta la vita nel silenzio, nel nascondimento, con grande umiltà aveva pregato per la mia conversione. E così ho potuto ricevere il dono del battesimo a Città di Castello, davanti al corpo incorrotto di Santa Veronica, e ho avuto anche un periodo di tempo per prepararmi in questo, anche perché, dato che vivevo come con la testa sott'acqua e il Signore era l'ossigeno che desideravo, l'unica cosa che mi riusciva un po' a saziare era leggere il Vangelo, e così mi sono immerso nella lettura del Vangelo, e più leggevo più mi tiravo i pugni in testa, ma quanto tempo ho perso a leggere tante stupidaggini, che questa è la verità, questa è la verità. E così in questo modo sono arrivato quel giorno, e non sapevo che quel giorno avrei ricevuto un altro grande dono, che è stata la conversione di mia moglie, di Valeria, che però adesso vi racconterà lei. Allora, io ho un percorso diverso da Giovanni. Cosa è successo? Che quando lui si è convertito quella mattina, che doveva essere una mattinata in cui c'era una riunione di lavoro, si andava a parlare di un film che dovevamo forse fare, io ho cominciato,
mi sono commossa perché è stata una cosa improvvisa che nessuno si aspettava, veramente nessuno si aspettava, ma addirittura io mi sono resa conto di non averla mai chiesta anche. Quindi io mi sono commossa per questa gratuità di questo dono grandissimo che mi è arrivato senza mai averlo nemmeno chiesto, e quindi mi sono sentita anche un po' verme, cioè ho sentito anche questo contrasto con tante donne magari che avevano pregato per la conversione dei loro mariti o che pregano, eccetera. E ho vissuto questa esperienza con l'incontro con Fra Emanuele anche lì in maniera... mi ha molto turbato, mi ha messo dentro qualcosa di positivo ovviamente il suo incontro, perché in lui vedevo una persona che diceva la verità. Una delle mie grossissime pecche della formazione della mia fede era il non credere nel diavolo, come attualmente tanti credenti non ritengono che esista un'entità personale dotata di intelligenza. Esiste il male, sì, esiste il male, Gesù è venuto a combattere il male, e così chiedevo anch'io. Quando Fra Emanuele, nella sua semplicità, mi ha spiegato le nozioni proprio basilari della nostra fede che io ignoravo, e mi sono sentita crollare tutto il mondo. Però guardandolo mi spiegava le cose veramente con una tranquillità, una pacatezza, senza nessuna superbia o giudizio nei miei confronti. Io vedevo nei suoi occhi la verità, proprio quando uno parla con autorità, quello che si legge nel Vangelo quando Gesù si alza e spiega, gli altri vedevano che aveva l'autorità di quello che diceva. Nonostante questa verità che scoprivo andasse contro tutto quello che sapevo io, quindi mi lasciasse una grossa angoscia dal punto di vista umano. E quindi ero un pochino così spettatrice di quello che stava succedendo davanti a noi. I giorni della conversione di Giovanni comunque mi hanno dato una grossa forza spirituale, perché ovviamente ha trascinato anche me in questa sua sete di Dio, quindi anche io ho vissuto questo entusiasmo. E quando siamo andati il giorno del battesimo, volevo vivere questa giornata, questo evento, ovviamente nella pienezza di quello che voleva significare, quindi volevo ricevere anch'io l'Eucarestia. E quindi ho detto, mi devo confessare, saranno 15 anni che non mi confesso, e quando vivevo la mia fede e andavo a messa non mi confessavo, avrò avuto 3 occasioni nella mia vita, 4 di confessione. E non era nella totale appunto ignoranza della cosa. Ho chiesto al padre che ha battezzato Giovanni se mi poteva confessare. Siamo entrati in questo eremo. Come mi sono avvicinata, ho sentito un grossissimo nodo in gola che non mi permetteva nemmeno di parlare. E lo Spirito Santo ha fatto il suo lavoro, perché mi ha fatto confessare di tutti questi anni, nella totale così oblio, il primo comandamento. Non ho amato Dio con tutta me stessa e mi sono allontanata da lui. Da lì deriva tutto, anche nella non intenzionalità di commettere qualcosa che è male, però da lì deriva tutto. E così ho snocciolato un po' quello che mi ricordavo, e quando ho avuto la soluzione ho sentito anche io qualcosa di molto forte. Anche io ho sentito una sensazione non solo spirituale, ma che invadeva anche il mio corpo, ecco. E è come se si fosse rotta una diga, perché ho cominciato a piangere a dirotto, singhiozzando. La cosa strana, poi il padre ha avuto la cortesia di uscire, quindi ero da sola nella chiesa, la cosa strana è che io non capivo perché piangevo, perché dentro di me la mia testa, la mia mente continuava a dirmi, ma ti sei appena confessata, hai ricevuto questo dono, dovresti sentire una pace, una gioia enorme dentro di te. E io non riuscivo a capire quello che vivevo, perché non era un'esperienza né dal punto di vista psichico che vivevo, né emotiva. Era un'esperienza spirituale che stavo vivendo, senza saperlo. E poi più avanti l'ho capita perché l'ho confrontata anche con altre esperienze simili che sono venute a conoscenza. Ed è stato un nuovo battesimo che ho vissuto, per quello anche forse l'acqua, tutto questo pianto. E Giovanni l'ha vissuto nel fuoco, io nell'acqua, dico sempre. E mi sono ritrovata ad essere come un neonato che nasce a nuova vita. Quindi il neonato piange senza sapere perché piange. Probabilmente sì, sente anche il dolore di sentire magari l'aria che gli entra nei polmoni e quindi di risvegliare tutti i sensi che gli servono per vivere, quello sì.
Ed era così che mi sentivo io, perché avevo questa grossa gioia dentro, però anche dal punto di vista umano e psicologico mi avevo davanti l'ignoto, un mondo totalmente nuovo, a me sconosciuto. Tutto quello che era stato prima non era più. Le cose passate non c'erano più e sono arrivate di nuove. E in questo mio percorso il primo aiuto che mi è venuto è stata proprio la Madonna, proprio fisicamente, nel senso che quando sono uscita a ricompormi un po' per andare al battesimo di Giovanni, e fra Emanuel, che gira sempre nel suo apostolato con questa Madonna di Fatima, di legno, bella alta così, e mi ha chiesto se la tenevo io dietro la macchina. Ha detto, lei non si lascia tenere da chiunque, ma tu adesso che sei appena confessata puoi, sei la persona forse più adatta. E me l'ha lasciata tenere. Io ho fatto questo viaggio di mezz'ora nella confusione più totale dal punto di vista mentale e psicologico, e ho chiesto questa Madonna che tenevo fra le braccia, da cui ero tenuta a mia volta, e la pace ho chiesto. Non riesco a capire cosa sto vivendo, aiutami tu. In quel momento mi si è aperto uno squarcio in testa, mi sono ricordata di una mia Madonna che è a casa mia, che aveva preso mio papà quando ero piccola, di legno, alta così, e che quando l'aveva comprata me l'aveva lasciata tenere in macchina perché non ci stava dietro e dovevo tenerla io in macchina durante il viaggio. Io durante la mia vita, davanti a quella Madonna che mi sono sentita sempre legata, ho rivolto i momenti di disperazione più buio che ho vissuto, quando mio papà è stato male, mio fratello è stato male, non sapevo veramente dove sbattere la testa, e c'è stata una notte che sono andata a libro nella completa disperazione a chiedere aiuto. Quell'aiuto mi è sempre arrivato, piano piano, a piccoli passi, è sempre arrivato. Però io, nel mio essermi inconsapevolmente allontanata da Dio, avevo persino dimenticato questa Madonna. Avevo persino rimosso questa Madonna. Tanto fa il lasciarsi andare. Perché quello che ho vissuto è stato proprio l'immagine che avevo dentro di me dopo la confessione, è come quella di quando si va al mare. E per rilassarsi si fa il morto in acqua, così ci si rilassa, si butta a pancia all'aria, si chiude gli occhi, convinti di essere vicini alla riva, no? Ecco, io ero lì che mi rilassavo nella mia vita, e quando mi sono alzata per raggiungere la riva ho visto che era distante chilometri e chilometri, ed ero convinta di essere invece lì a due passi. Questa è stata come ho visualizzato l'esperienza del mio essermi allontanata da Dio senza rendermene conto. E fra Emanuele e Padre Costanzo mi hanno subito rincuorato rispetto a questo, perché io ho paura di questo, di allontanarmi di nuovo, perché finché c'è bisogno di Dio nel dolore o nella gioia lo si sente, lo riesco a vivere, un rapporto vicino, ma quando nella quotidianità, come si fa quando sei preso dal tuo lavoro, dal tuo impegno, eccetera? E loro mi hanno detto una cosa semplicissima che mi è rimasta e ho subito applicato. Tu ogni mattina ti alzi e cosa fai? Ti lavi il viso. Ti lavi il viso tutte le mattine per essere pulita. Così è la preghiera, così per la tua anima, la preghiera ti lava la tua anima tutti i giorni, e tutti i giorni devi farla. E così abbiamo cominciato, io e Giovanni, questo percorso, abbiamo cominciato a recitare il rosario tutti i giorni. Ed è stato un percorso bellissimo che abbiamo fatto, perché nella nostra ignoranza della fede abbiamo cominciato proprio meditando i misteri del rosario, accompagnati anche da catechesi che trovavamo da leggere, così, e veramente la Madonna ci ha preso per mano e giorno dopo giorno, passo dopo passo, ci ha fatto capire tante cose che noi facevamo a quel punto per obbedienza, ma non capivamo, perché poi ci siamo sposati in chiesa due mesi dopo, abbiamo battezzato i nostri due bambini che non erano battezzati e abbiamo vissuto nella castità per due mesi finché non arrivava il matrimonio. Ovviamente eravamo anche molto entusiasti della conversione di tutto, ma la vivevamo praticamente per obbedienza, perché non capivamo il significato vero di questo. Facendo il rosario abbiamo capito anche questo, cioè il cuore ha seguito quello che andava fatto, ma poi la mente ci è arrivata, perché è stata illuminata attraverso, io dico, solo la preghiera. Le frasi che leggevamo prima non avevano significato, non le capivamo, una volta illuminate dalla preghiera avevano il significato vero che viene insegnato, ma che deve essere colto veramente in maniera profonda.
E questo grazie alla Madonna che ci ha fatto avvicinare poi pian piano a Gesù, che io non avevo neanche il coraggio di guardare le statue di Gesù, tanto mi vergognavo di questa mia carenza, e ci ha fatto arrivare a un percorso di formazione proprio anche in preparazione del film, perché siamo arrivati a fare il film dopo un anno e mezzo in cui abbiamo perso qualsiasi lavoro che avevamo prima, abbiamo vissuto nei debiti, non avevamo la certezza del domani dal punto di vista economico e vivevamo appunto però un periodo che io ho chiamato l'anno di grazia del Signore, perché potevamo andare a messa tutti i giorni, leggere, pregare, e questo ci fortificava, e invece che affrontare questo periodo con angoscia come sarebbe stato normale, lo affrontavamo al contrario con gioia. Abbiamo toccato la provvidenza divina proprio in maniera concreta, quando avevamo bisogno arrivava. Giovanni poi ha vissuto anche una breve esperienza di università della fede, e forse sarebbe bello che lo raccontassi. Sì. Grazie a Dio anche le avversità sono risolte anche i problemi tecnici, mi pare di aver capito, quindi adesso potremmo anche partire col film. Sì, un'esperienza che è stata molto forte anche per Mattia, che è il terzo socio, perché manca lui, e adesso abbiamo fatto l'assistente a Padre Elias come esorcista in diversi casi, abbiamo scoperto la forza della preghiera, abbiamo imparato a pregare con forza anche, e abbiamo visto come il Signore agisce in questi momenti, l'importanza della comunione dei santi, il ruolo di Maria Santissima nel proteggerci, nell'aiutarci, e anche naturalmente la sofferenza di tante persone che finiscono nelle grinfie del demonio. Il Signore permette sempre le avversità per un bene maggiore, quindi da questo anche è nato un bene maggiore. Appunto, Mattia adesso è entrato in seminario, ha ripreso una vocazione che aveva avuto, che già da ragazzino aveva avuto, ma poi il mondo lo aveva allontanato da questo, e adesso sta studiando, si sta preparando per diventare sacerdote diocesano, e da questo è nato anche un altro film che uscirà dopo di questo, che si chiama Libera Nos, manuale di sopravvivenza dalle insidie del demonio, un film dove si racconta dei pericoli che ci sono, in cui il diavolo ci tende delle trappole, ma soprattutto della forza di Dio, la forza salvifica del Signore. Dopo questo periodo di prova siamo partiti col film, dopo 3 anni di lavorazione, di preghiera, di prove, che ce ne sono state tante, perché non è che si è stufato fino all'ultimo, ha cercato di non far uscire il film, di bloccarli in tutti i modi, ma grazie anche alla grande forza di preghiera che ci ha sostenuto, di Santa Veronica, tutte le persone che hanno offerto digiuni e offerte o novene per noi, adesso è in distribuzione in tutta Italia, grazie anche proprio al passaparola dei fedeli, sta avendo una grande distribuzione. Di questo ringraziamo Dio, perché sta toccando tanti cuori. Vi auguro una buona visione, e che possiate anche voi innamorarvi di Santa Veronica come ci siamo innamorati noi, anche di più.